Stasera siamo sempre al convegno di storia 2018 dal titolo Genova e l'economia del ponte. E adesso parlerà il relatore l'avvocato Carlo Morganti e dal titolo Gli effetti delle liberalizzazioni economiche. Allora, professor, avvocato Carlo Morganti, nato a Spoleto, residente a Roma, avvocato patrocinante in Cassazione nella Suprema di Giurisdizione, cavaliere dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, commendatore dell'Ordine dell'Aquila Romana, membro del Parlamento Mondiale per la Sicurezza per la sicurezza e la pace, organizzazione intergovernativa degli Stati, nel quale ha ricoperto fino al 2011 la carica di ambasciatore at large. E tuttora nella dirigenza dell'organizzazione, membro e responsabile del settore giuridico della Consulta dei Senatori del Regno, iscritto giovanissimo al Movimento Sociale Italiano e successivamente dagli eventi di Fiuggi al Movimento Sociale Fiamma Tricolore, ove ricopre la carica di incaricato Dipartimento Affari Istituzionali, è inserito spesso nelle liste elettorali del Senato. Vicepresidente vicario nazionale dell'Associazione Nazionale per il conferimento del titolo di Cavaliere della Patria ai combattenti del Secondo Conflitto Mondiale dal 1940 al 1945, compresi i fronti contrapposti del Sud e del Nord Italia, registrata con decreto ministeriale della Difesa numero 5945 del 25 ottobre 1984. Dal 1983 guardia d'onore alle Reali Tombe del Pantheon, dove ricopre la qualifica di membro della commissione disciplina, collaboratore dei vari periodici, conferenziere e pubblicista di tematiche giuridiche e politiche. A lei la parola. Grazie. Le problematiche che vengono esposte in linea di massima si ripetono, ed è giusto che si ripetano, perché vengano, diciamo, ben ricordate per poter avere una reazione da italiani in confronto a tutte quelle forze che ci stanno opprimendo da 70 anni. L'Italia ha perso la guerra del 1940-1945, disfatta che da ambienti interessati si fa passare per vittoria. E dalla data della sconfitta l'Italia è caduta sotto le morse dei poteri occulti internazionali, identificabili con le congreghe massoniche imperanti nelle terre d'oltreoceano con accostamenti anglo-europei, anche se l'Inghilterra è uscita dalla moneta dell'euro, così dice. Ciò che lascia perplessi è lo squallore della politica italiana offerto dal degrado mortifero che si sta realizzando nella società umana e territoriale d'Italia, giungendo sino ad affermare che in tale periodo settantennale l'Italia non ha subito guerre, mentre in tale ipocrita fantasia si nasconde la devastante amministrazione democratica del numero, nella quale in un mondo in totale e continua conflittualità, l'Italia da servile bellica sguattera ha distrutto tutto il suo apparato interno militare, divenuto solo un vegetale comatoso. I parlamentari italiani di qualsiasi impostazione ideologica, anche se le ideologie sono state artatamente svenute, operano nell'ambito delle distruttive finalità politiche imperanti, apparentemente disgiunte ma essa, ma in realtà identificate con essa. Nella mancanza di una reazione concretamente restauratrice dell'italico diritto contro le attuali leggi perverse, le forze pseudonazionali operano nell'ambito delle leggi del sistema vigente e non mirano alla ricostruzione legislativa storica dell'entità sovrana italica. Dal nominato fine guerra è stato smantellato lo Stato d'Italia con riforme volutamente sconclusionate che hanno distrutto il tessuto sociale italiano
portandolo alla propria disgregazione. L'Italia, spogliato dei suoi possedimenti territoriali e nazionali, smilitarizzata e sottoposta a eliminazione della moneta nazionale con la privatizzazione della banca e sostituzione della sua moneta con l'euro. Sovranità delle industrie liquidate, distrutte e oppure traslocate in terre estere, furto sin dall'invasione bellica del 45 delle brevettate formule scientifiche e chimiche, comprese quelle cimentizie, le costruzioni d'ante guerra private e pubbliche per la loro robustezza sembrano edificate attualmente. Privatizzazione dei servizi pubblici statali, devoluti a poteri oscuri nazionali, ancor peggio extranazionali. Legislazione e funzionalità giudiziaria completamente deformata, rinuncia a qualsiasi conquista spirituale e materiale. Il tutto ha fatto diventare lo Stato d'Italia povero e privo di ogni entrata economica, sbriciolato in un insulso frazionamento regionale, indebitato e ridotto in miseria, contrariamente alla sua esuberanza di anteguerra, quando vingeva la tutela dell'economia nazionale, ordinata e garantita nelle sue funzioni agricola, imprenditoriale e commerciale, in uno stato preventivo dell'economia privata, la quale valorizzava l'economia pubblica libera da interferenze straniere. Liberalizzazioni, amoralità, famiglia distrutta, anche stimolata alla omosessualità maschile e femminile, aborti e denatalità, predicata internazionalità, assenza di politica estera autonoma, smilitarizzazione, carenza di qualsiasi forza di polizia e militare, ridotta questa ad una misera servitù guerresca mercenaria affidata per giunta anche ad agenzie marziali private. Desidero concludere questo mio breve intervento ponendo in risalto il dramma più spregevole che sta affliggendo l'Italia odierna. Esattamente, l'immigrazione nella nostra terra patria delle genti di tutte le razze del globo, specie nere e cinesi. Invadenza prioritaria in Italia in quanto culla della civiltà romana e religiosamente cristiana, non politicamente vaticana. Estesa all'Europa perché di tale civiltà romana cristiana si perda completamente ogni traccia umana e spirituale nell'intero territorio continentale e quindi conseguentemente mondiale. Nessuna impostazione politica reagisce alla menzogna dell'accoglienza e della immigrazione, le quali coinvolgono poteri politici e religiosi vaticani tutti d'accordo a queste invasioni, con un popolo ingannato e reso intrinsecamente massa, economicamente tartassata. Il tutto sta portando l'Italia alla sostituzione della sua millenaria genia formatasi attraverso secoli e valorizzata dalle ultime vittoriose conclusioni risorgimentali e corporative. C'è da chiedersi, ma chi sono e cosa sono questi nostri uomini politici e parlamentari, rissosi e sciarrieri, compresi quelli cosiddetti religiosi, i quali tutti, da 70 anni in più, conducono il timone di questa nostra disgraziata Italia. Sono uomini veramente privi di coscienza, oppure meglio dire servitori di padroni occulti? Sono impreparati, oppure meglio dire visceralmente ignari di tutte le concezioni che plasmano la dignità umana, oppure meglio dire di entrambi le ipotesi? Gli italiani, non gli italioti, ma nel trascorrere del tempo diminuiscono nel numero, sottoposti pure ad una abortile olocausto, e da chi ancora sussiste rimane la difesa del perdurato quadrato la storia d'Italia, e rimane in loro, e le storiche reazioni italiche devono essere guida e sostegno. Il descritto e svilito ambiente sociale italiano è la causa della tragedia dei fondi Morandi, le cui conseguenze nefaste ricadono non solo sull'economia di Genova, ma su tutta l'economia nazionale, rimanendo incerto la veritiera dichiarazione di responsabilità
è il completo rimedio a danni materiali e spirituali partiti dalle vittime e dai loro quindi. Con l'avvenimento del recente tornado, la politica italiana ha trovato modo nei suoi mass media di annacquare tutte le sue ininterrotte manchevolezze. Io vi ringrazio dell'ascolto e della presenza. Grazie. Io ringrazio l'avvocato Carlo Morganti per il suo intervento e mi auguro di poterlo avere magari nel momento in cui organizzeremo proprio qualcosa più ad hoc, addirittura per quanto riguarda le liberalizzazioni, anche perché lo vedo abbastanza ferrato nel problema delle privatizzazioni e delle liberalizzazioni, che secondo me vanno inquadrate in un modo ben preciso e non così come sono state fatte. Comunque, in ogni caso, lo ringraziamo per l'intervento. Grazie a te. Grazie. Così me la chiedi. No, il fratello ce l'ho. Ah, perfetto. Grazie. Spengo per il